Buonasera. Roma e Juventus hanno iniziato da un minuto e mezzo il loro secondo tempo. Il punteggio è 0-0. Hanno alle loro spalle uno splendido primo tempo, a dimostrazione che sono di fronte le due migliori squadre della stagione. La Roma ha a sua disposizione due risultati, la vittoria e il pareggio. Per la Juventus si tratta soltanto di inseguire una vittoria che la riporterebbe in corsa. Le formazioni delle squadre. La Juventus gioca nella formazione annunciata, che è quella di Birmingham, cioè Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini e Boniek. Lidl ha portato qualche modifica alla sua squadra per rivitalizzarla, visto che appariva un po' stanca nelle ultime gare. E fino a questo momento bisogna dire che le scelte dell'allenatore della Roma si sono rivelate molto intelligenti. La formazione schierata da Lidl è la seguente: Tancredi, Nappi, Vierkovod, Righetti, Falcao, Nela, Baligi, Ancelotti, Pruzzo, Di Bartolomei, Conti. Dirige la partita il signor Barbaresco, i giudici di linea sono Cecchin e Perissinotti. È una splendida giornata primaverile, sugli spalti ci sono 85.000 spettatori, l'incasso supera i 900 milioni ed è il record assoluto in Italia per le partite di campionato. La Roma è schierata alla sinistra dei nostri teleschermi. Vediamo in azione Ancelotti, attaccato da Platini, resiste Ancelotti ma causa un fallo laterale. Il guardaline la segna la Roma, la rimessa in gioco di Falcao, di testa Ancelotti ancora indietro a Falcao. Ancora indietro a Nela, che preferisce alleggerire sul portiere Tancredi. 0-0, una parata ciascuno, i due portieri nel primo tempo. Ma grande gioco delle due squadre, che entrambe non si sono racchiuse a difendere il pareggio ma cercano entrambe la vittoria. Ora Bettega ha rubato un pallone a Baligi, Rossi servizio indietro per Cabrini, ancora indietro su Brio che è stato ammonito al quarto del primo tempo per un intervento irregolare su Pruzzo. Il rilancio in avanti è di Scirea, ribatte Nappi, riprende Ancelotti, attaccato da Boniek. Ma il fallo su Ancelotti, anzi su Pruzzo, è commesso da Brio. Rischia Brio perché, ripetiamo, è l'unico giocatore ammonito fino a questo momento. È il quarto minuto del secondo tempo. Il calcio di punizione di Falcao, che apre sulla sinistra per l'attacco di Nela, riportato nella sua naturale posizione di sinistra. Scirea ribatte di testa fuori area, riprende Conti controllato da Tardelli, cross di Conti e sul fondo. Un gran bel tiro di Conti nel primo tempo ha chiamato Zoff ad una splendida parata in calcio d'angolo. Tiro di Conti dalla distanza, dal di fuori dell'area, a spiovere proprio a cercare l'angolo, il setter a destra della porta di Zoff, che l'ha difesa con un bel intervento. Rilancio di Vierkovod ma con fallo su Rossi. Calcio di punizione in favore della Juventus. L'ha battuto Bettega. È venuto davanti Cabrini, riprende ancora Bettega, Platini. Boniek, che cerca di far proseguire Rossi, sul quale esce Tancredi. Baligi, Di Bartolomei,
Nappi. In verticale in avanti era diretta la palla a Bruzzo, la ribattuta a Brio. Poi ha riconquistato un pallone Cabrini, indietro a Brio, ancora indietro a Scirea. Apertura di Scirea, Cabrini alza la palla, la colpisce di testa e lancia Boniek. Palla a seguire di Boniek, intervento di Righetti su di lui, a terra il polacco, calcio di punizione in favore della Juventus. La partita non è scorretta, ma indubbiamente le due squadre sanno di giocarsi il campionato e quindi l'agonismo molte volte porta a superare il confine del regolamento. Ha battuto la punizione Cabrini, svetta e rilancia Righetti, cerca di tirare Gentile, il tiro non riesce, tra l'altro è ribattuto dalla difesa della Roma. Rilancio di Gentile verso Tardelli, controlla la palla Ancelotti ma gliela soffia Rossi, ancora indietro a Gentile. Palla a seguire di Gentile lunga in area. Colpo di testa di Righetti, poi rilancio di Di Bartolomei, colpo di testa è di Pruzzo, Righetti, Valigi, Pruzzo, Falcao. Cross arretrato di Falcao per Nela, che riceve ancora tiro di Nela a lato, in diagonale alla porta di Zoff. Due campioni del mondo, vedete, Tardelli e Conti. Conti aveva effettuato l'assist per Nela, che ha tirato in diagonale. Si rialza Conti, riprende il suo gioco, mentre Zoff rilancia la palla al settimo minuto del secondo tempo. 0-0, colpo di testa di Bettega in bella elevazione, recupero di Nappi, che rilancia verso Pruzzo. E c'è un nuovo fallo di Brio ai danni di Pruzzo. Nuovo calcio di punizione in favore della Roma. L'ha battuto Valigi, indietro a Nappi. Senz'altro positivo il ritorno dell'ex perugino. Controlla la palla con il petto Pruzzo, ma il tiro è notevolmente alto e a lato. Il tiro di Pruzzo dopo 8 minuti dall'inizio del secondo tempo con Roma e Juventus sullo 0-0. Il rilancio di Zoff, c'è la finta di Tardelli che favorisce l'allungo di Brio, Platini al volo su Nappi che ha commesso fallo di mano involontario, infatti l'arbitro non ha fermato il gioco, Scirea a Boniek, palla da Boniek in area, la controlla Righetti, il disimpegno di Righetti è messo in faro laterale da Rossi, la rimessa in gioco di Valigi. Ancora Righetti che cambia gioco dalla parte opposta dove avanza Nela, al volo su Ancelotti. Fallo di Platini su Ancelotti, calcio di punizione in favore della Roma. Di Bartolomei su Ancelotti. Nappi. Pruzzo. Tekel con Brio che alleggerisce in faro laterale, rimessa in gioco per la Roma, affidata a Valigi. Pruzzo ancora, si rinnova il duello con Brio, intervento di Brio d'anticipo in faro laterale ancora. E ancora rimessa in gioco di Valigi, anzi no, questa volta Valigi lascia l'incarico a Di Bartolomei che dispone di una rimessa con le mani lunghissima. E infatti, vedete, si tratta di un vero e proprio calcio di punizione sul quale tenta la rovesciata Falcao, manca la palla, rinvia Scirea. Boniek, rincorso da Nappi. Il guardalinea ha segnato la rimessa in gioco a Boniek.
Nappi credeva che fosse sua, la rimessa in gioco di Boniek, su Cabrini. Bonini. Scirea, Gentile. Gentile salta Ancelotti che lo atterra, calcio di punizione in favore della Juventus. Sono 11 minuti del secondo tempo, Nappi mette di testa fuori area, controlla Pruzzo, anticipo ancora di Brio, Bettega. E c'è fallo di Nappi su Bettega. Cerca di intervenire sulla palla, Nappi invece non colpisce la palla ma la gamba dell'avversario, quindi è calcio di punizione in favore della Juventus. Avanza per il calcio di punizione Cabrini. Piove la palla in area, l'ha colpita di testa Tardelli ma ha commesso fallo appoggiandosi sulle spalle di Ancelotti, quindi c'è calcio di punizione in favore della Roma. L'ha battuto Tancredi il calcio di punizione mandando in avanti ancora Ancelotti, Di Bartolomei, Pruzzo. Corto il passaggio di Pruzzo, ne ha approfittato Tardelli che ha riconquistato un pallone, poi l'ha manovrato Platini, poi Brio. E va a terra Pruzzo su intervento di Platini. E rimane a terra Pruzzo, scontro con Platini. Incidente a Pruzzo dopo 12 minuti dall'inizio del secondo tempo. Va a scusarsi Platini, in effetti è apparso involontario il suo intervento. È un intervento irregolare dal punto di vista del regolamento, ma non c'era cattiveria nelle intenzioni del francese. Incidente a Pruzzo. Ecco, arriva anche il dottor Alicicco. Non ce la fa a rialzarsi Pruzzo. E c'è purtroppo necessità dell'intervento della Barella. Incidente a Pruzzo dopo 13 minuti. Sapremo poi negli spogliatoi che Pruzzo ha riportato una distorsione della caviglia e del ginocchio destri. Mentre si prepara ad entrare Iorio in sostituzione di Pruzzo. È sempre triste attorno a un campo sportivo vedere queste scene. Pruzzo abbandona il campo per infortunio. In campo Iorio, è il 14° minuto del secondo tempo. Sullo spiovente c'è un fallo commesso da Righetti, calcio di punizione in favore della Juventus, toccato da Zoff a Scirea, ancora Zoff. Rossi ha strattonato Nela, il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Nela Vierkovod di Bartolomei. Valigi. Nappi. Righetti. Vierkovod. Nela. Ancelotti, Di Bartolomei. Il colpo di testa di Scirea, poi intervento di Gentile, poi Tardelli ha perfezionato l'intervento, scambio volante Bettega Rossi,
Riconquista la palla di Bartolomei, l'appoggio di Ancelotti è su Falcao. Anticipo di Brio su Falcao, riprende Baligi, prosegue l'azione della Roma che chiama in avanti anche Nappi. Baligi. Anche Nela. Conti. Non si perfeziona il triangolo per il colpo di testa di Gentile che ha intercettato. Riparte la Juventus. Brio, Rossi, Cabrini. Bonini. Platini. Tardelli. Rossi. E Falcao che va a fermare il dribbling di Rossi. Poi lancia Ancelotti. Iorio tocca il suo primo pallone. Fallo su di lui di Gentile. Calcio di punizione in favore della Roma. Il 17° minuto del secondo tempo. Le squadre sullo 0-0. Batte il calcio di punizione Conti. Deviazione di testa di Falcao. E la Roma è in vantaggio. 17° del secondo tempo. Gol di Falcao. Deviazione su calcio di punizione di Conti. Rivediamo al rallentì. Ecco il calcio di punizione di Conti, sul quale salta di testa Falcao e va a cogliere proprio l'angolino destro senza che Zoff possa intervenire. La Roma è in vantaggio al 17° minuto del secondo tempo. Ha segnato Falcao. Intanto la Juventus ha fatto entrare in campo Marocchino sostituendolo con Boni. Ecco, vedete Marocchino con il numero 15, non vedremo più Boniek che è stato richiamato in panchina da Trapattoni. 1-0 per la Roma, si riprende, adesso è il 18° del secondo tempo. Vai avanti Platini, Cabrini, Bonini, Gentile. Anticipo di Vierkovo del colpo di testa di Nela, alza la palla Conti, ma è più pronto a riprenderla e a metterla a terra Gentile, gliela toglie Conti. Poi c'è un malinteso fra Nela e Conti. E il gioco è fermo perché Brio ha commesso fallo su Falcao che non era in possesso di palla. Anche Conti è a terra. Grande affare per il dottor Alicicco in questa partita. Ma per fortuna nel caso di Conti non si tratta niente di grave. Conti riprende il suo posto in campo. La partita è ripresa con il calcio di punizione in favore dei giallorossi per il fallo subito da Falcao ad opera di Brio. Adesso ce n'è un altro di Gentile ai danni di Ancelotti e anche per Gentile scatta l'ammonizione. Cartellino giallo per Gentile e incidente ad Ancelotti. L'arbitro Barbaresco autorizza la nuova rincorsa di Alicicco. Questa volta è chiamato a constatare le condizioni di Ancelotti.
Siamo giunti al 20° minuto del secondo tempo con la Roma in vantaggio per 1-0, il gol di Falcao. Niente di grave anche per Ancelotti, che è in grado di riprendere il gioco, mentre la Roma batte il relativo calcio di punizione. Conti sulla palla. Palla che spiove in area, la rimessa fuori Gentile. Platini al volo subito verso Marocchino, che gliela ritornata. Di nuovo Bettega al volo, scattano Rossi e Righetti. La rimessa in gioco di Nela. Conti. Intervento in faro laterale di Tardelli. E rimessa in gioco di Nela. Di Bartolomei su Valigi. Iorio. Nappi. Righetti. E Tancredi. Bello lo stop di Conti, fermato da Tardelli. Ancora Tardelli, incrocia con Platini. Rossi. In verticale, ma ha respinto Vierchowod. Ancelotti. Sullo slancio Vierchowod si porta in attacco, cerca Ancelotti di lanciargli la palla, gliel'ha fermata Scirea, sul quale è stato commesso fallo, batte la punizione Platini. Rossi e Righetti. Fermato Rossi da Righetti, poi c'è un rimpallo con Nela che favorisce la Roma e rilancia in avanti Ancelotti, che non si accorge che alle spalle arriva Marocchino. Gli toglie la palla Marocchino, gliela ritoglie Ancelotti, poi interviene Falcao, rimane a Bettega. Dribbling di Platini, ancora Bettega. Marocchino verso Rossi, ha respinto Nela. La Juventus è tutta in attacco. Rilancio in avanti di Tardelli e c'è la deviazione in calcio d'angolo di Nappi, mentre la Juventus reclama per una spinta che sostiene ha ricevuto Rossi e Bettega viene ammonito. Ammonizione di Bettega per proteste. Terzo cartellino giallo per la Juventus. In ogni modo l'arbitro ha già decretata la rimessa dal calcio d'angolo. Era stato Nappi a mandare in calcio d'angolo. Dalla bandierina Marocchino, pallone corto, scambio con Gentile, cross di Bonini e il bel colpo di testa di Tardelli sfiora il palo sulla destra di Tancredi. È la prima palla gol costruita dalla Juventus dopo essere passata in svantaggio. Colpo di testa di Tardelli su cross di Bonini. 25° minuto del secondo tempo. Il rilancio di Nela, anticipo di Gentile su Iorio. Lascia proseguire Marocchino. Marocchino è entrato al posto di Boniek proprio mentre la Roma segnava il suo gol. Il lancio basso di Gentile
è stato fermato da Ancelotti. Viene in avanti da Roma con Valigi, adesso con Iorio, controllato da Brio, Di Bartolomei, Ancelotti. Iorio ha aggirato Brio che ha commesso fallo, quindi c'è un calcio di punizione in favore della Roma. Avanza a batterlo Di Bartolomei. Palla a rientrare, mancano tutti la palla, la rimette al centro Ancelotti, lunga per tutti, rincorsa di Scirea. Colpo di testa di Platini, Bettega. Scontro Bettega-Ancelotti, va a terra Bettega, calcio di punizione in favore della Juventus. Toccata da Bonini su Tardelli. Platini, Bettega. Rinvio di Bartolomei, sul rimpallo l'anticipo di Vierchowod, poi Ancelotti, poi Conti. È Vierchowod che si è portato in avanti. Commette fallo però spostando lateralmente Gentile. Il calcio di punizione già battuto dalla Juventus. Gentile ha scambiato con Scirea. Rossi, fermato da Nela. Rimessa in gioco di Scirea. Bonini. Tardelli. Intendeva servire sulla destra ma ha intercettato Conti. Di Bartolomei. Nappi, Valigi, Ancelotti, fermato Ancelotti, indietro Nappi, Valigi, rilancia in avanti Bonini, colpo di testa di Nappi, ancora raccoglie Bonini, Tardelli, verticale su Bonini, verso Rossi. Non aggancia Rossi, accorre Platini, anticipato da Nela, che mette fuori area su Conti. Conti indietro su Tardelli. C'era stato un calcio di punizione in favore della Juventus, ma Marocchino lo aveva battuto da posizione troppo avanzata. Ecco che l'arbitro dice a Gentile dove deve essere battuta la punizione. Palla a Marocchino. Gentile. Palla a spiovere in aria di Gentile, para Tancredi. Sul rilancio del portiere lo stop di Iorio. Valigi. Ancelotti. Lotta con Tardelli. Ancelotti ha riconquistato la palla. Ancelotti, Iorio. Iorio, tiro di Iorio, palo, la palla colpisce il palo corto, il palo interno sul tiro di Iorio e termina in faro laterale dalla parte opposta. 29esimo minuto, vicina al raddoppio la Roma, rimessa in gioco per la Juventus, Bonini, Platini. Platini colpisce l'arbitro involontariamente, però riconquista il pallone, lo mantiene Marocchino, Tardelli, Platini, Marocchino. Di Bartolomei, Marocchino, Falcao con molta calma mette la palla fuori area favorendo il disimpegno di Nera. Valigi, Di Bartolomei, Nela. Valigi si accorge troppo tardi del passaggio di Nela, è già in vantaggio Scirea. Rossi va a recuperare un pallone in posizione molto arretrata. Tardelli evita l'intervento di Iorio. Bonini intercetta Falcao.
ma dalla parte opposta intercetta Brio su Iorio. È stato Cabrini a servire Marocchino che tenta un affondo, ha superato Ancelotti. Manda al centro un pallone, lo colpisce di testa di Bartolomei. Falcao. Valigi. Falcao. Nappi di Bartolomei. Siamo al 31esimo minuto del secondo tempo. La Roma in vantaggio per 1-0. Cerca di amministrare questa preziosissima vittoria. Va a terra Valigi, la palla in fallo laterale. Ma c'è un calcio di punizione. Valigi è stato attaccato irregolarmente da Bonini. Calcio di punizione per la Roma affidato a Falcao. Colpo di testa di Bonini fuori area, palla rincorsa da Iorio, allungata per evitare l'intervento di Platini, la mantiene in campo Iorio, Nela di Bartolomei. Ancelotti. Iorio. Nela. Due contro uno, c'è fallo su Nela, si trattava di Brio e Rossi. Calcio di punizione in favore della Roma. 32esimo del secondo tempo. Di Bartolomei su Iorio. Fermato Iorio, sul quale commette fallo Platini. Calcio di punizione in favore della Roma. È dal stesso punto da dove Conti l'ha battuto quando ha segnato il gol di testa Falcao, al 17esimo minuto. Ora siamo al 32esimo. Tiro di Conti, molto forte, teso, centrale, parato da Zoff. Tardelli, Platini, Gentile. Scirea. Marocchino. Due contro uno, fallo su Marocchino, si trattava di Nela e Iorio. La punizione è battuta da Rossi, Gentile, Bonini, cambia gioco Bonini, colpo di testa di Platini a seguire, Rossi è in lotta con Nappi, arriva anche Iorio, Rossi mantiene la palla, la mette al centro, Platini e poi Rossi, ma riesce Tancredi a fermare Rossi. Falcao, Iorio, Valigi, Iorio, Conti, Ancelotti, Di Bartolomei, 34 minuti del secondo tempo, recupera Tardelli su Di Bartolomei che non si aspettava l'intervento dell'avversario e riparte ancora Tardelli che ha ricevuto dalle retrovie. Bettega. Platini, Tardelli, Cabrini. Attacca da tutte le parti la Juventus nella ricerca di portarsi in parità. Tiro di Rossi, parata di Tancredi, allontana Righetti, riprende Platini, controcross di Platini. La palla colpisce ancora Righetti e l'allontana Conti dalla parte opposta per Valigi. L'allungo di Valigi è su Iorio. Il passaggio di Iorio a Falcao è piuttosto corto, il brasiliano sta per impossessarsene ma interviene Bonini, in fallo laterale, rimesso in gioco per la Roma, di Falcao, 10 minuti alla fine, con la Roma in vantaggio per 1-0. Di Bartolomei, in verticale su Iorio,
Rinviato Scirea, Bettega indietro al libero Gentile. Il lancio di Gentile su Rossi, colpo di testa di Vierchowod, palla messa a terra da Conti. Allungata Iorio, fuori gioco di Iorio. Batte la punizione Bonini. Marocchino. Bettega. Platini. Tiro di Platini, lo ribatte involontariamente Cabrini. Poi allontanato Nelari. Gentile ancora Scirea. Abbandonato Scirea il suo ruolo libero, ormai è centrocampista aggiunto. Eccolo ancora Scirea, ricevuto da Marocchino, servizio per Gentile. Palla a seguire di Gentile. Colpo di testa di Rossi, sta per arrivare Platini in calcio d'angolo. Nappi. E Nappi rimane a terra, sembra vittima di crampi. È il 37°, 38° minuto adesso del secondo tempo. Avanza Cabrini, cross di Cabrini, allontana Valigi, ha ripreso Rossi, ancora Marocchino, c'è fallo di mano commesso da Valigi, quindi calcio di punizione in favore della Juventus. L'ha battuto Cabrini, Rossi, Platini. Due contro uno, si trattava di Conti e Falcao. Calcio di punizione per fallo subito da Platini in favore della Juventus, è il 38° minuto del secondo tempo. Il calcio di punizione di Platini. Molto folta la barriera della Roma, sono 5 i giocatori giallorossi in barriera, adesso arriva anche Conti, quindi 6. Platini che va a cogliere l'incrocio dei pali proprio sulla destra di Tancredi. Splendido calcio di punizione di Platini che rivediamo. Barriera aggirata, palla ad effetto. Tancredi curava l'altro angolo e non può far niente sul pallone che va ad accarezzare proprio l'incrocio dei pali ed è il pareggio per la Juventus al 38° minuto. La Roma è stata in vantaggio quindi per 21 minuti. E in questi 21 minuti poteva dirsi che il campionato era veramente chiuso, anche in considerazione dei risultati che giungono da Catanzaro, dove perde il Verona, e dal San Siro, dove perde l'Inter. Adesso il gol di Platini ha riportato la posizione fra Roma e Juventus come era prima dell'inizio di questa partita. Nappi, anticipo di Cabrini, scatto di Tardelli, fallo su Tardelli, l'ha commesso Righetti che va a scusarsi, calcio di punizione in favore della Juventus. Marocchino, apertura su Cabrini, continua sullo slancio la Juventus anche dopo aver raggiunto il pareggio, su una Roma che pensa a difendersi, riconquista un pallone Brio che si è spostato in avanti, non lo aggancia Falcao, lo riprende Scirea. 5 minuti alla fine, Gentile. Gentile e Conti, lancio in avanti di Gentile, fallo. Fallo di Conti su Gentile e azione di reazione da parte di Gentile che rischia molto perché già ammonito. Cartellino giallo dell'arbitro,
quindi non può essere che per Conti, perché per Gentile sarebbe rosso. Ammonizione di Conti. Quarantunesimo minuto del secondo tempo, 1-1 fra Roma e Juventus. Batte la punizione Gentile, torna la palla dalle parti. Bettega ha lanciato Platini, controcross di Platini, Brio, e la Juventus è in vantaggio. Brio ha segnato al 41esimo minuto. Un colpo di testa di Bettega, lancia Platini. La difesa della Roma si ferma pensando Platini in fuorigioco, invece Nela, Nappi lo teneva in gioco. Controcross di Platini, prontissimo. E schierato davanti a Tancredi c'è Brio, che salta di testa e schiaccia il pallone a terra, rimbalza sulla linea ed è il 2-1 per la Juventus. 41esimo minuto. La Juventus corona la sua generosa rincorsa dopo il gol subito ad opera di Falcao e con Platini e Brio capovolge il risultato. Fallo di Rossi su Conti. Di Bartolomei su Falcao. Resiste Falcao a Bonini, ma c'è calcio di punizione. Fallo di Bonini su Falcao, calcio di punizione per la Roma. 3 minuti alla fine. La Juventus ha clamorosamente capovolto il risultato che la vedeva sconfitta dal 17esimo del secondo tempo. Colpo di testa di Bettega in difesa, va in vano a cercare di evitare il corner Platini. Calcio d'angolo in favore della Roma. Dalla bandierina Valigi. È corto, il colpo di testa è di Scirea, poi allontana Platini. Lontanissimo il pallone dall'area di rigore della Juventus. La rimessa in gioco della Roma di Nappi, indietro Valigi, ancora Nappi, verso Vjerkovod, Di Bartolomei, Ancelotti, Nela. Adesso è la Roma che cerca disperatamente in questi secondi finali. Valigi, Valigi sul colpo di testa di Cabrini, tiro di Valigi, palla colpita male, lontana dai pali di Zoff. Inizia il penultimo minuto di gioco. Con la Juventus in vantaggio per 2-1. Il gol di Falcao al 17esimo minuto, possiamo dire, considerando anche i risultati di Verona e Inter, che aveva chiuso il campionato. I gol di Platini e Brio lo hanno riaperto. Sul rilancio di Zoff, Nela si libera di Marocchino. Ancelotti. Gigi. La porta in avanti Nappi, che è stato uno dei migliori della Roma, spiove la palla, esce Zoff e para sul tentativo di colpo di testa di Vjerkovod, che si è appoggiato sulle spalle di Brio. Marocchino tocca la palla, supera Nela ma manda in fallo laterale, la rimessa in gioco di Nela. E inizia l'ultimo minuto di gioco. Nappi, palla a seguire ancora, il colpo di testa di Bonini fuori area, raccoglie Platini. Che salta Nappi, fallo di Nappi su Platini, calcio di punizione in favore della Juventus. Batte la punizione Scirea, l'ultimo minuto di gioco. Colpo di testa di Bettega, è in fallo laterale. Rimessa in gioco di Nappi, verso Righetti. E scade in questo istante il 90esimo.
C'è qualche cosa da recuperare, Di Bartolomei in profondità, ecco il fischio dell'arbitro Barbaresco, 2-1 la Juventus passa all'Olimpico, Roma e Juventus si prenotano per un finale di campionato che non ci farà dormire. Subito il gol di Falcao al 17esimo del secondo tempo, la Juventus ha ribaltato il risultato con Platini al 38esimo, con Brio al 41esimo. Signore e signori, buonasera.